Io partirei innanzitutto dalla spesa farmaceutica, lo ha detto anche lì al tavolo. Le cifre che aveva anticipato il Sole 24 Ore in quell'articolo non sono proprio quelle, nel senso non sono sbagliate, ma sono uno scenario, sono un'ipotesi. In realtà la situazione è piuttosto articolata. Di solito abbiamo degli scenari di riferimento, uno scenario nella situazione peggiore, uno scenario nella situazione migliore, comunque meno preoccupante. In entrambi gli scenari la spesa ospedaliera sfonda, sebbene sia di numeri significativamente diversi. Nello scenario peggiore sfonda anche la territoriale, ma devo dire che adesso interpolare dei dati sulla spesa territoriale sui primi tre mesi di solito non è affidabile. Per esempio, il numero di ricette sale tantissimo a gennaio, 6-7%, perché c'è l'effetto vacanza, e poi si stabilizza, e adesso è per esempio a circa nel trimestre gennaio, febbraio, marzo circa più 2%, ma l'anno scorso per esempio ha chiuso a più 0,5%, quindi saresti lontanissimo dal primo mese rispetto alla media. Quella ospedaliera, come avevamo detto già, sfonda perché? Perché il tetto è un tetto molto cautelativo. Sottostimato? In certo modo, perché sappiamo che un numero di farmaci ad impatto importante economicamente vanno sugli ospedali. Quindi in sostanza quelle cifre, scenario peggiore o migliore, sono una proiezione sui dati consuntivi del primo trimestre? Sì, corretto. A settembre, quando... Ci saranno i consuntivi dei primi sei mesi. Dei primi sei mesi, chiaro. Consuntivi consolidati, quindi abbiamo bisogno di vedere anche che esista un problema, diciamo, di flusso di dati e di consolidamento del flusso dei dati, è cosa nota al Ministero dell'Economia, al Ministero della Salute, e su questo loro stanno lavorando molto attivamente. La spesa ospedaliera sfonda in entrambi gli scenari, la spesa della distribuzione diretta? Questo è molto variabile secondo le regioni. Tra l'altro si conferma anche in questi scenari un po' una macchia di leopardo. Per esempio, anche nello scenario peggiore, gli sfondamenti della territoriale è maggiore o nettamente incidente in alcune regioni e non in altre. L'ospedaliera sfonda in tutte le regioni, ma in maniera diversa nelle regioni. Poi magari ci sono alcune regioni che riescono a non far sfondare l'ospedaliera anche in uno scenario peggiore, ma lì bisogna capire come delle differenze così ampie, anche del 10-15%, possano essere conciliabili con un'epidemiologia uguale delle malattie e un accesso ai farmaci, certo, almeno di alcuni, uguale. Ecco, questa tra l'altro è una cosa che noi continuiamo a non spiegarci esattamente, anche il caso del rapporto OSMED, lo avete visto, no? Sugli antibiotici, sui bifosfonati, insomma, delle variabilità all'interno del territorio nazionale che non corrispondono alle malattie per cui quelle medicine sono prescritte. Quindi questo è un altro argomento da... Di solito si parlava sempre di una variabilità prescrittiva a livello di medicina di famiglia, quindi c'è una forte variabilità prescrittiva, no, anche ospedaliera. Non forte, però un po' sì. Ah. Sì, sì, cioè si conferma anche questa, sì. Io quando avevo fatto un'intervista col suo predecessore 4-5 anni fa, professor Rasi, avevamo toccato anche lì la spesa ospedaliera e l'andamento, anche allora, come sicuramente sa, sfondava. Professor Rasi fece una battuta, dice perché l'ospedaliera non ha un'AIFA. Poi si corresse dicendo no, ci sono delle ragioni strutturali, però insomma ho avuto l'impressione che fosse una battuta a metà. Oggi vale la stessa battuta a metà? Vale lo stesso, nel senso che un deposito centrale e una validazione centrale dei dati della spesa ospedaliera, questa è una cosa che è emersa per esempio al tavolo, non portata dall'AIFA, ma c'era il Ministro della Salute, c'era il sottosegretario dello sviluppo economico, c'erano i rappresentanti del MEF e anche del Ministero dell'Università e della Ricerca, e dal tavolo l'istanza comunque di una spesa ospedaliera centralizzata e validata centralmente, anche per eventualmente accorgersi o spiegare le congruenze, perché le congruenze ci possono anche essere, ma devono avere una ragione. A questo forse si riferiva il professor Rasi, cioè il fatto che piuttosto che avere 21 spese ospedaliere e non capire come mai ci sono degli scostamenti, per esempio tra eventuali scostamenti tra i modelli CE e i modelli della tracciabilità, sarebbe
utile avere uno dei due che è quello affidabile, qualunque questo sia, ed eventualmente sapere se c'è uno scostamento, perché c'è questo scostamento, perché questo consente di mettere delle manovre correttive. Sempre a proposito di tracciabilità, che succederà quest'anno con un eventuale payback sulla diretta? Cioè... Beh, questo è esattamente uno dei motivi per cui secondo noi, da un punto di vista proprio governativo, dobbiamo avere la massima certezza nella validazione dei dati per evitare i contenziosi. Questo è, lo dico proprio piatto, cioè dobbiamo essere sicuri che i dati sono validati in modo certo e noi possiamo spiegare le procedure in maniera trasparente delle modalità con cui siamo arrivati a quei numeri e quindi i contenziosi non hanno luogo a venire. Quante sono le regioni che ancora non sono in grado di contabilizzare la diretta? No, ma il problema non è quante sono, tutte più o meno la contabilizzano, e quando la contabilizzano. Beh, ma per esempio me ne sono occupato recentemente, la Sardegna contabilizza ancora induttivamente. La, 40... la Sardegna, così non ho neanche conflitto di interessi, essendo. Da questo punto di vista, diciamo che è molto autonoma e indipendente. Ok, quante sono le regioni come la Sardegna ancora? A secondo dei mesi, insomma, tre o quattro regioni non sempre, oppure arrivano un po' più tardi e per esempio, perché il concetto è questo, riusciamo a validare il dato, è veramente quello, è consolidato un po' tardi. Questa è un'altra macchia di leopardo, cioè alcune chiudono, validano e quindi di fatto la stanno contabilizzando, perché io le posso dire, forse solo la Sardegna, tutte riescono a validare, ma quando? Certe volte un po' tardi, per cui abbiamo per tanto tempo un dato non validato. Ci focalizziamo sul PHT, in sostanza le farmacie lo dicono da tempo, il PHT è un serbatoio in cui finora ci entra solo acqua, non è quasi uscita, intesa come farmaci di recente autorizzazione, insomma, se l'obiettivo con cui era nato era quello di assicurare i farmaci di nuova immissione un monitoraggio dell'uso come anticamera poi del loro passaggio al territorio, insomma, sembra un'anticamera molto lunga. Questa è un'istanza che ci viene rivolta molto spesso e in cui io sono però molto molto solidale con le regioni, cioè c'è una componente di economicità in alcune delle scelte, di cui i cittadini, al di là delle farmacie, ma insomma tutti devono essere consapevoli del fatto che certe volte se questa modalità consente di dare ai cittadini a parità di valore una quantità maggiore di accesso per numero di cittadini a delle cure, questa anticamera diventa più lunga. Questo è. Noi abbiamo proposto, ed è un'ipotesi su cui stiamo lavorando, una revisione del concetto di PHT in cui una volta che quel farmaco è entrato nel territorio, la farmacia, in una sorta di farmacia dei servizi, ne abbiamo parlato già da molto tempo, di concerto col medico di medicina generale, sotto l'egida della regione, controlla il follow up, come si dice, di quel farmaco, perché la prescrizione è assolutamente una prerogativa del medico e deve rimanere come tale. Come sta andando quella prescrizione nel tempo? Immagino di repeat and repeat, no? Tu vai e continui e prendi, per esempio, faccio un esempio per nome, delle statine, quindi certo. Il colesterolo ti si abbassa, ti si sta abbassando, ma di quanto ti si sta abbassando, come, perché ci sono dei presidi nel territorio, che sono le farmacie, che sono in grado di dire, ma guardi, veramente, io la vedo, la peso, ci sono i bilanci nelle farmacie, mi sembra, no? Quindi io la peso, le prendo il giro vita, le guardo il colesterolo e dico, guardi, lei sta prendendo 6 mesi questa statina e dei parametri che dovevano migliorare, non è migliorato neanche uno, anzi, lo sta prendendo, viene qui regolarmente, io glielo do, ce l'ho scritto, quindi vedi, il farmacista a questo ruolo ce l'ha, molto importante, lei le butta o le prende le medicine? Le prendo. Quindi ne prende un giorno. Come mai ha iniziato a prendere a 2,40 il colesterolo, a 2,80, pesa 10 kg in più, eccetera? Non dovrebbe tornare dal suo medico e certo. Dirglielo? Perché questo, ma sì, là devo fare la fila, le cose, insomma, sì, ma il farmacista ha il diritto dovere di dire, uno, nei confronti dell'assistito, che è la cosa più importante che c'è, due, nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, quindi dice, noi stiamo sprecando i soldi. Allora, in questo il PHT, anche di cose innovative, entra se il percorso di un prontuario territoriale o tra l'ospedale e il territorio consente di gestire, adesso dico delle eresie, ma insomma che non è un ospedale allargato, un ospedale del cronico, un ospedale del non l'emergenza, un ospedale non della
riservando l'emergenza, l'urgenza, la gravità a quei presidi che hanno l'assistenza acuta. Il resto me lo gestisco e scarico da tutte le strutture sanitarie pubbliche, tra virgolette, quel tipo di impatto. Ma se posso valutare, come si dice, gli endpoint di quello, perché quella potrei fare la sessione della pressione, della glicemia, dell'emoglobina glicata, cioè di classi terapeutiche che impattano milioni di cittadini. Questa è la nostra visione. Questa è più o meno la visione che ormai si sta affermando, perché anche tra i medici di famiglia e i farmacisti è in atto un dibattito, ne sono stato testimone anch'io con interviste varie, sullo sviluppo di programmi di compliance, pharmaceutical care, eccetera, eccetera. Diciamo, il tema c'è. Allora le chiedo, cosa dovrebbero fare i medici di famiglia e i farmacisti per poter essere pronti e poter tornare poi dalle regioni, ma anche dall'AIFA, e dire... adesso parliamo della presa in carico dei cronici e dei farmaci che servono a loro. Dovrebbero, se posso permettermi, non è proprio come cittadino, almeno delle idee. Cioè, ma solo come cittadino. Ma questo non riguarda direttamente l'AIFA, però indirettamente, come ha detto lei, sì. Cioè, dovrebbero in un progetto inizialmente pilota, quindi non su scala nazionale, identificando dei medici di medicina generale e delle farmacie o anche tutte le farmacie di quel territorio, mettere in un sistema informativo il paziente che è in carico con quella terapia, un micro registro in cui, se per esempio si registra se il paziente ha avuto degli eventi che hanno fatto accesso a pronto soccorso, che hanno fatto necessità di un ricovero. Io ho detto, non è che ci voglio mettere la SDO dentro, però devo capire se quel tipo di terapia a pilota in tutte le regioni, 10-20 medici per regione, faccio per dire, o quelli che sono interessati, sotto l'egida delle federazioni, delle società di medicina generale e delle federazioni e delle società delle farmacie, sono interessati a aderire a questo progetto pilota che fa vedere come all'interno di quel percorso migliorino le aderenze, e che è importante, ma che è ancora più importante, al migliorare delle aderenze migliorano gli endpoint che quei farmaci devono curare, e quindi, questo è il famoso terzo punto, questo comporta un miglioramento del recovery, effetti, eccetera. Tutti parlano degli stili di vita, abbiamo bisogno di capire se migliorare gli stili di vita veramente migliora gli endpoint di cui noi stiamo bisogno. A quel punto sì, che ha un grande valore per l'agenzia sicuramente, perché è la cosiddetta real life, è cosa fanno veramente i cittadini, i medici, le farmacie e tutti quanti quando devono prendere le medicine, non quando noi le regolamentiamo. E penso, mi permetto di dire, grande valore per il nostro ministro della salute e forse anche per l'economia, perché dice, guarda, io ad avere questa aderenza con queste caratteristiche ho risparmiato sul fondo sanitario nazionale, che non è quello farmaceutico, 100 ricoveri, perché purtroppo i due sistemi non si vedono. Cioè il fondo farmaceutico che ha un impatto sull'uso delle medicine, non riusciamo automaticamente a convertirlo in una farmacoeconomia sanitaria to cure. Cioè quanti ricoveri io sono riuscito a salvare, quante ecografie non ho fatto, quante TAC non ho fatto, quanti accessi a pronto soccorso non ho fatto, questo vale molto. Ma noi purtroppo questi dati non ce li abbiamo. Esiste solo quello che si misura. Solo, in maniera... validata tra l'altro. Medici di famiglia e farmacisti in rete con alcuni almeno all'inizio, nell'ambito della sperimentazione, sì, quella selezione, esatto, con una scheda elettronica semplice che misura degli endpoint validati e come dire alimentata dal farmacista per quello che riguarda la sua parte, alimentata dal medico per quello che concerne la sua, e poi insomma cosa ha portato? Esatto. Quanto abbiamo speso per questa continuità terapeutica e che cosa ha portato rispetto a coloro che invece questa cosa non l'hanno fatta? La si potrebbe avviare anche su farmaci che sono nel PHT anziché? Anche questo va bene. La domanda che ci facciamo tutti è: i farmaci di larghissimo impiego, cosa succede sugli endpoint reali? Cosa succede su questi farmaci? Quanta è l'aderenza vera? Per esempio gli antiipertensivi. E veramente la pressione si abbassa? Come si abbassa? Sì, ma tanto io me la misuro a casa, ho preso il mio coso, lo faccio e ho il mio tagliandino scritto. E con tutto rispetto, mi sembra che un professionista della salute come un farmacista e che lo metta su un registro o su una piccola scheda mi dà più sicurezza del fatto che quei dati, uno, non vengano persi, due, siamo fatti in condizioni sempre uguali, identiche, no?
devo avere un minimo, non è che sto creando la NASA, però un minimo che possa poi validare quei dati, ecco, questo ci servirebbe. La scala ideale come territorio a livello di distretto, regione? Sì, anche di distretto. Come sperimentazione intendo? Sì, ho capito, sì, anche di distretto, o vedere alcuni distretti che poi lì, per esempio la regione ovviamente avrebbe, dovrebbe più che avrebbe, proprio il ruolo di dire a me interessa questo percorso terapeutico di questa, per esempio Piacatina, la regione potrebbe dire no, ma non mi interessa, non mi diverso, quello non mi interessa, voglio vedere questo percorso in questo distretto rispetto a questo altro distretto, ok? In cui io noto delle criticità in alcune prescrizioni, in alcuni ricoveri, in alcune aree. Questo tra l'altro devo dire che fatto bene assicurerebbe anche la privacy, perché il medico basterebbe mettere soltanto una criptazione dell'eventuale codice fiscale piuttosto che altro, si deve sapere che quel paziente ha fatto quel percorso ma che non è quella persona, questo non è necessario. Poi quando i dati sono aggregati si vede semplicemente che in quel distretto, come diceva lei, coloro che hanno aderito al programma statine, ipertensione, medicina generale e farma eccetera hanno degli outcome migliori di quelli che non hanno aderito, va dimostrato. Un progetto di questo genere, una sperimentazione di questo genere e poi i dati che ne verrebbero fuori potrebbero anche essere una base ottima per rivendicare poi una remunerazione sui servizi. Se questo dimostra in maniera chiara e terza, perché ovviamente il ruolo dell'agenzia, mi permetto, è quello di essere una, diciamo, una controparte, una piattaforma comune in cui gli attori sono anche pochi perché sono i pazienti, i prescrittori, ovviamente prescrittori e gli healthcare professional, quindi i farmacisti, gli infermieri, cioè tutti quelli che fanno parte di questo, e ovviamente la parte del regolatorio nostra e le industrie che quelle cose le producono, perché se loro possono dire ma guarda che io con questo programma, in questo modo, ho avuto un valore economico misurabile sulla farmacoeconomia di sistema, sono certo che questo ha un valore misurabile, quindi remunerabile. Abbiamo toccato il tema remunerazione, l'AIFA ha contrattato quell'accordo del 16 ottobre, poi è successo quel che è successo, adesso la palla torna al Ministero, stiamo aspettando il decreto, però le chiedo quanto è forte, quanto è concreta la possibilità che la riforma della remunerazione poi possa anche agevolare quella flessibilità del PHT che dicevamo? Beh, l'ha fatta in questo spirito, cioè noi siamo, come voi sapete, ci hanno dato questo incarico, non facile, lo abbiamo interpretato, credo, nel migliore dei modi, questa è una delle cose che ci sono state riconosciute da tutti i membri della filiera, ma perché? Perché abbiamo interpretato il fatto che fosse necessario modificare l'attuale sistema di remunerazione. Non stiamo dicendo che quella che abbiamo siglato, che è una ipotesi, infatti, una bozza di accordo, sia la migliore ipotesi possibile, però sicuramente manifestava la volontà dell'agenzia di favorire nei confronti dei vari portatori di interessi della filiera una revisione della remunerazione che sottendeva a una revisione del concetto di farmacia in genere di quella parte della filiera. Perché? Perché ritenevamo e riteniamo che il sistema abbia bisogno, in alcuni casi di cure un po' più vigorose, in altre delle revisioni, e diventa difficile fare delle revisioni significative senza cambiare niente. Cioè a un certo punto qualcuno deve rendersi conto che c'è sì il salto un po' nel vuoto, cioè il tentativo di fare qualcosa di nuovo, infatti era una bozza che già prevedeva un sistema di compensazione, diceva se non va bene, lei se lo ricorda bene, entro un anno, già c'era scritto, il decreto sarebbe stato scritto dicendo entro un anno noi ci vediamo e se già dai primi mesi noi monitorizziamo, abbiamo parlato della spesa, no? Vediamo che la spesa sta iniziando a sfondare o a muoversi in maniera assurda nel territorio nei primi 3 mesi, chiamiamo e diciamo non sarà l'effetto dell'accordo sulla remunerazione nuova, fermi, corriamo ai ripari, il Ministero dell'Economia è immediatamente informato, il Ministero di questa remunerazione va bene farla, diversa, ma questa non sta funzionando. Se portava dei risparmi, certamente lì c'era inclusa la farmacia dei servizi, perché c'era un delta
è un fisso e un delta, no? Non voglio farla polemizzare con le regioni, ma a suo parere sono mature le regioni su un discorso di questo genere? C'è l'impressione che quando vai a toccare il PHT, quando inizi a parlare di riforma della remunerazione, i governatori cominciano a dire: ma questa è materia su cui vorremmo che ognuno di noi trattasse per conto proprio. Sì, il titolo quinto ne ha un pieno diritto di fare questo. Io penso, ci sono delle regioni che sono molto mature e ci sono delle regioni che sono delle guide, assolutamente, per tutti, perché hanno l'esperienza nel territorio, ed è quello che noi abbiamo sempre detto è veramente un grandissimo valore, perché il valore poi del punto contatto tra il medico o il farmacista e il paziente nei singoli territori. Quindi il percorso terapeutico dei farmaci è assolutamente di pertinenza delle regioni. La regione sa qual è il centro ospedaliero o la farmacia dove i servizi possono avvenire. La regione sa, e la regione, se finanzia una parte di questo percorso, deve poter dire questo piuttosto che quest'altro. Su PHT d'accordo, sì. Sulla remunerazione delle farmacie? Ecco, questo è il punto. Su tutto deve poter dire il suo, perché deve dire: io scelgo di remunerare delle farmacie che mi danno un servizio sul territorio che mi scarica altri servizi che magari mi costavano di più, perché ancora una volta tutti dicono: questa si farà economia, se farai così risparmierai qui, qui e qui, ma deve essere misurabile anche questo. E le dico una cosa su cui io non polemizzo sulle regioni su questa cosa, ma vorrei, se posso dire, vedere di più che le regioni brave guida sollevino il livello delle altre con uno sforzo che ci vuole, perché ci vuole, dobbiamo ammettere che ci vuole, che non piuttosto uno dire: vabbè, noi facciamo così e per noi quadra e gli altri non ci riescono, non fa niente, oppure in una sorta di limbo abbassare un po' il livello di tutti per sfavorire quelli che poi non accontenta nessuno, se ci pensate, questo, perché sfavorisce quelli che stanno andando bene, costringe quelli che stanno andando male ad adeguarsi a un livello che ancora non hanno raggiunto, che non invece fare veramente delle macro regioni che guidano. E penso per esempio ai progetti di farmacovigilanza. I progetti di farmacovigilanza che funzionano sono quelli, a noi pare, che funzionano a livello macro regionale. Quelli che ancora non riescono a farli imparano da quelle che trascinano. Cambiamo tema, revisione del prontuario. Da quello che ho letto, in sostanza ci sarà una revisione molto snella, poi più avanti, verso l'autunno inoltrato, invece qualcosa di più. Allora, noi abbiamo, devo dire, su questo ne approfitto per ringraziare di cuore sia i comitati consultivi che tutti i professionisti che ci hanno aiutato, perché questo era 20 anni che non veniva fatto, e noi abbiamo lavorato molto. L'opera è stato riconosciuto dalle commissioni, l'opera è stata un'opera importante di revisione ragionata, e quindi si è conclusa come la legge ci aveva chiesto entro il 30 giugno, anzi in realtà un po' prima, perché il 20 giugno abbiamo fatto la commissione tecnica scientifica speciale dedicata all'acquisizione di tutto il materiale dopo lunghe discussioni su questo. I principi che sono stati elencati sono quelli dell'obsolescenza della molecola per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche, il secondo l'obsolescenza per parte delle indicazioni terapeutiche, la terza quando non è stato definito precisamente un rischio-beneficio in cui noi abbiamo bisogno di acquisire maggiori informazioni. Nonostante questa quasi immediatezza della decisione, abbiamo scelto appunto in accordo con quello che dicevo prima, cioè con la politica della concertazione di tutta la filiera, di chiamare i cosiddetti interessati dei diritti finanziari diretti nel contraddittorio, cioè la farmindustria, Sogenerici, Assobiotec. Questo contraddittorio è in corso, quindi ecco il motivo per cui quindi in accordo, e anche gli smaltimenti, insomma, non si vuole, le sostituzioni, i pazienti, ok? Poi ci sarà nel primo autunno una conferenza allargata ai portatori di interessi, quindi i pazienti, l'associazione dei pazienti, gli industriali, i ministeri, i prescrittori, i farmacisti, le regioni naturalmente, in cui presentiamo le modalità e le classi terapeutiche nella loro revisione. E da lì iniziamo un percorso che
Non vogliamo, in altri termini, revisionare in 20 giorni un prontuario dopo 20 anni, perché se ci mettiamo i mesi che sono necessari, arriviamo tutti quanti a... Ci sarà sempre qualcuno scontento, me lo immagino, così questo rimane nella telecamera, nell'intervista, e così andiamo. Ci sarà sempre qualcuno scontento, ma magari se arriviamo a qualcosa che razionalizza questo prontuario, che lo rende più moderno, più efficiente, che ci favorisce anche nelle informatizzazioni, perché chiaramente questo è quello che poi dobbiamo restituire ai cittadini, cioè un po' di semplicità. La semplicità della pubblica amministrazione sta anche nelle cose che devi avere la certezza che stai prendendo, perché hanno un'efficacia, hanno un profilo di rischio favorevole, insomma, ed è un pochettino più moderno. Quindi non è una revisione in due step, è un percorso, flusso, sì, progressivo. Adesso le cose più immediate, poi progressivamente quelle, fammi capire perché questa molecola ha questa indicazione, il rischio beneficio c'è, ma fammi capire perché ha questa indicazione. Sì, 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 no, ma appunto dico, non ci saranno uscite in due fasi, no, sarà un'unica alla fine del processo. Sì, oppure alcune che hanno chiaramente, voglio dire, ci sono, adesso faccio 100 pazienti, e basta in Italia, e c'è un'obsolescenza chiara, e i dossier sono dell'82, adesso dico delle cose, e non c'è nessun razionale o nessun altro prontuario farmaceutico al mondo ce l'ha, uno dice, ma che stiamo a fare? L'altra cosa interessante è che poi su questo c'è anche da fare una valutazione economica, cioè dobbiamo stare attenti a che rimuovere qualcosa dal prontuario non aumenti il costo di quella terapia, mantenendo dei rapporti rischio-beneficio simili. Senta, lei dice, per carità, più che comprensibile, faremo attenzione che qualche eliminazione non comporti incrementi di spesa. Le farmacie private si chiedono, ci dobbiamo aspettare invece eliminazioni che comporteranno risparmi di spesa? Sì, il tentativo è quello. Il tentativo è guadagno in sicurezza, cioè se io per primo, se io sono obsolescente, cioè non ho delle motivazioni per qualunque tipo di rischio, figurati, vai come un missile fuori. L'efficacia non è dimostrata, non è confermata, negoziamo, vediamo, ma esci. Il costo è un'altra cosa, cioè guardiamo, revisioniamo la letteratura a 10 anni, dovevi fare certe cose, dovevi fare certi studi, non li hai fatti, non ci sono, il costo è molto alto rispetto ai comparator, vuoi rimanere nel prontuario, abbassa il prezzo. Perché in questo mi aspetto quelli meno contenti. Beh, sicuramente anche le farmacie private, ma la fascia A si sta un po' trasformando, come dire, nella fase di pensionamento dei farmaci ormai. Ecco perché la farmacia dei servizi consentiva e consente, secondo noi, nella nuova remunerazione, di dare un altro ruolo a questo enorme tessuto di valore delle farmacie, perché altrimenti uno guarda, come si dice, i trend e finiamo in un impoverimento, ma anche culturale, del... Lei ha ragione, una cosa che ho sentito dire spesso è che ci sono ormai dei farmaci che sia i farmacisti sia i generalisti non conoscono proprio, non sanno reazioni avverse, non sono in grado di seguire. Sì, sì. È un rischio, tenendo conto che poi con la despedilizzazione i pazienti che quei farmaci li assumono un giorno saranno sul territorio, quindi comunque è sempre comunque una, almeno secondo noi, una battaglia culturale anzitutto e poi commerciale. È sempre da mettere, da pensare che cosa significa inaridire far morire un tessuto culturale che può assicurare dei servizi di sanità. Questo è. Passo all'altro tema, che è quello delle carenze di farmaci. Qua c'è una sorta di, come dire, convitato di pietra, che è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea difende il mercato unico, il parallel export fa parte del mercato unico. Dal suo punto di vista non se ne può uscire, o c'è qualcosa? Allora, io l'ho detto anche in altre occasioni pubbliche, io penso, rispettando quello che dice la Comunità Europea, noi pensavamo a un certo punto che una possibilità potesse essere costruire una classe E, come quella degli export o non export, cioè un prezzo italiano, un prezzo europeo. Questo noi pensavamo. Bisogna vedere se questo è, dal punto di vista della poi infrazione europea o no, consentito o no, e questo è compito degli uffici legislativi, innanzitutto del Ministero, del nostro direttore
generale vigilante e di vedere se questa è una possibilità, però marchiare le confezioni nei blister con IT, vuol dire mercato, questo è vietato fuori, a questo prezzo, non vietato, è vietato a questo prezzo fuori dai confini italiani, era un'idea. L'altra cosa che devo segnalare, e mi piace segnalarla a Federfarma, è questa: se voi avete certezza o sospetto che esistano delle esportazioni, diciamo, non propriamente legittime, questo così si capisce, dovete dare una segnalazione precisa all'agenzia, cioè mandare delle mail o delle, queste le riceviamo regolarmente, non ho trovato questa cosa qui, dove? Non l'ho trovata, ero a Canicati e non l'ho trovata, ma noi dove andiamo? Noi abbiamo bisogno di una cosa molto circostanziata, di capire cioè se dietro determinate movimenti di esportazione esista un disegno, e come facciamo se non abbiamo precisione dell'area, del tipo di molecola, della quantità, a che ora, dove, perché? Diventa molto difficile anche mandare eventuali forze dell'ordine a valutare quell'argomento. Noi posso dire devi andare nella in regione Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia, perché c'è una carenza di questa moneta. Deve essere molto puntuale. Siccome i farmacisti sono quelli che lo sanno, la segnalazione parte da lì. Non ce ne facciamo niente. Cioè, abbiamo registrato, esiste, abbiamo risposto, quindi allora la cosa in sé è la coscienza. Come facciamo noi adesso puntualmente ad agire? Mi devi dare il nome, cognome, indirizzo. Dici, ma hai fatto, dovrei fare qualcosa. Cosa faccio? Vado in giro in tutto il territorio, nelle quante sono le farmacie? 18.000? Ah, nome, cognome, indirizzo della farmacia che registra la carenza? Che dice, sì, io ho una carenza qui, ed è successo solo oggi, mercoledì me l'hanno portato, e non è successo niente. Ma io sono 2 settimane, 3 settimane che questo non c'è, e chiamando quella fianco a me non c'è, e quella fianco a me non c'è, siamo farmacisti, Federfarma, cioè, fate un... Quindi è un pattern, è significativo, sta succedendo lì, in altre regioni sta succedendo, io devo sapere. Federfarma ha chiesto esplicitamente ai suoi referenti territoriali di vigilare sulla severità delle commissioni regionali che danno l'autorizzazione all'attività di distribuzione all'ingrosso. Sì. Lì a voi risulta che le regioni siano molto severe o ci sono comportamenti... Come sempre, alcune molto, molto di più, attentissime, e altre intermedie, altre quasi niente. Però questa cosa la sapevamo di Federfarma e delle commissioni regionali. Quello che mi sembra stia, almeno io ho cercato nell'interpretare il mio mandato in questo anno e mezzo, molto importante non percepire, ci siamo tutti noi, poi c'è l'AIFA, okay? Perché non funziona così. Cioè il mondo regolatorio, quando abbiamo fatto Open AIFA e tutte le altre cose, queste interviste, molte altre, eccetera, no. È dovuto al fatto che noi dalla Turis e Burnia siamo scesi, e però non è che adesso ci risaliamo tutti insieme, cioè dobbiamo stare dentro, noi non riusciamo in altri termini a fare tutto, ma non perché siamo pochi, è vero, siamo meno di quelli che dovremmo essere in tutti gli altri paesi, siamo quelli che siamo di meno in tutti gli altri paesi del mondo, ma non è un cadeau de doléance, non fa niente, va bene così, cerchiamo di impegnarci, fare in modo sempre di più, ma ci sono delle parti che solo il resto della filiera ci può dire, cioè ho fatto l'esempio delle farmacie di servizio, ho fatto l'esempio del PHT, cioè, noi in altri termini quei dati possiamo elaborarli, possiamo integrarli con altri dati che abbiamo, ma se non mi dice il farmacista, guarda, esiste un problema di carenza reale qui, di questo livello che va qua, e io so che cosa sta succedendo, noi non possiamo agire, non perché non abbiamo la capacità relativa, non ci riusciamo ad avere quelle informazioni. Mettiamo insieme un po' di fatti. Il PHT, che come anche ha detto lei, ormai svolge un'importante funzione di controllo della spesa. Queste carenze, che sono innanzitutto l'effetto di un differenziale di prezzo tra Italia e altri paesi consistente, il discorso del prontuario, la spesa ospedaliera, non è che forse è arrivato il momento, mettendo assieme tutto questo, di rivedere proprio il meccanismo di determinazione del prezzo dei farmaci nel suo insieme? Sì, è verosimile questo che sia matura. Noi tra l'altro un po' di proposte, di simulazioni le stiamo anche facendo. E, come ho detto prima, non volevo essere provocatore, mi scuso, però bisogna capire, la filiera deve capire che se si vuole modificare qualcosa, qualcosa va modificato. Sembra un gioco di parole, ma è molto difficile cambiare senza cambiare.
perché questo alla fine è quello che noi constatiamo. Attenzione, perché siamo d'accordo che quando uno vuol fare un ponte, ok, metterà anche il plinto dall'altra parte, ma a un certo punto la campata la deve lanciare, ok, più o meno corta, quindi il rischio che cada in acqua c'è più o meno alto, ma una volta che questa operazione viene fatta, le rendite di posizione precedenti vengono perse. Bene, non si è capito i famosi piedi su due staffe. No, a un certo punto la staffa la devi mollare. È quello che io chiedo, si può sempre tornare indietro, ma faccio l'esempio degli algoritmi, delle formatizzazioni, dei registri, eccetera. Noi siamo consapevoli di aver, ho detto anche in altre occasioni, di aver messo il sistema sotto stress, ma tutti mi dicevano, e tutti, io ho raccolto questo da tutta la filiera, così non vanno bene, i registri così non vanno bene, la remunerazione così non va bene, adesso lei mi dice la modalità del prezzo non va bene, ok, la cambiamo, sì, ma fammi capire come la cambiamo, ti faccio capire come la cambiamo, potremmo fare un metà, non puoi, perché ovviamente, faccio per dire, la remunerazione oppure la rimborsabilità, giusto? Entriamo in un altro sistema di rimborsabilità, i tetti, non facciamo i tetti, tracciamo, benissimo, e la tracciabilità, allora, l'unica proposta che posso fare è quella che ho fatto prima, facciamo un pilota su delle cose su cui le posso fare, ma come faccio a fare un pilota sulla remunerazione? Come fa? Me lo dice, come faccio? Faccio in alcune regioni una remunerazione a servizi e in una un'altra cosa, cosa succede? Poi il farmacista dice ho perso, arrivano i ricorsi, immagino, al TAR, eccetera, no, io voglio la remunerazione di prima, quelli che non l'hanno avuta, io voglio questa remunerazione, perché non me l'hai data? Cioè. Un'ultima domanda, collaborazione AIFA Farmacie, sulla farmacovigilanza, il discorso che ha fatto prima sui servizi e la pharmaceutical care penso che sia già un bel fronte, ma insomma lei che cosa si aspetta, che cosa chiederebbe? Beh, mi sulla farmacovigilanza mi aspetto moltissimo. Siccome la farmacovigilanza deve essere proattiva, io mi aspetto, come è successo nel caso di Ozopulmin, per esempio, che la segnalazione, avete visto quanto seriamente l'abbiamo presa, ovviamente, immediatamente, o altre cose del genere, mi aspetto che il farmacista sia il terminale di quella appropriatezza e adeguatezza dell'uso dei farmaci nel territorio. Credo che sia il suo compito quasi istitutivo e che questo lo faccia, se fosse possibile, legandolo a delle cose che per noi sono misurabili, come mi ripeto, ma mi scuso di ripetermi, cioè noi dobbiamo capire che se viene fatto una terapia farmacologica in un certo modo si ottengono certi risultati.